Ciao! Oggi sono qui per parlarti di una risorsa incredibile. Sono i meridiani di medicina tradizionale cinese. Noi abbiamo uno scorrere nel nostro corpo, un fluire di tantissimi liquidi. Quindi abbiamo il sangue che scorre nelle vene e nelle arterie, abbiamo i vasi linfatici dove scorre la linfa e poi abbiamo questi canalini dove scorre invece l'energia. Sono come delle stradine nel nostro corpo, per banalizzare, dove scorre l'energia di determinati organi, apparati o funzioni. Questo scorrere, queste stradine possono andare dal basso verso l'alto oppure dall'alto verso il basso e dentro di noi hanno uno scorrere continuo e fluente. Cosa fanno? Essendo collegati a organi, apparati o funzioni, ci danno l'energia per poter fare le cose proprio in quelle direzioni. Si dividono in meridiani yin e meridiani yang, a seconda della direzione, e vi insegnerò a caricarli, quindi aumentare la loro energia, andando nella loro direzione naturale, dal punto di partenza fino al punto di arrivo, oppure diminuire la loro energia, se questa dovesse risultare troppa, partendo dall'arrivo, andando verso la partenza. In che modo posso fare questo? Io ho in mente questa cosa. Mi piacerebbe ogni giorno, non tutti i giorni, non temete, non so, tipo una volta al mese, presentarvi uno di questi, proprio nelle sue infarinature, no? I suoi punti fondamentali, a che cosa serve, come si chiama, qual è il suo movimento, e vi dirò piccolissime, diciamo, indicazioni per ognuno di questi. In modo tale che poco alla volta, senza sforzo e senza faticare troppo, inizierete a conoscerli almeno un po', perché possono essere una risorsa pazzesca per noi. Alla fine di questo, quindi tra un bel po' di tempo, vi regalerò una tecnica che servirà per implementare la vostra energia a balla e per anche aumentare il vostro sistema immunitario nel migliore dei modi. Questo è il mio intento, spero che possa farvi piacere. Grazie di avermi ascoltato per il momento, ci vediamo nei prossimi post, grazie a tutti voi e grazie come sempre alla vita.